E noi parliamo ancora di digitalizzazione, l'importanza delle tecnologie satellitari, l'importanza delle tecnologie digitali anche per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Di questo si è parlato durante l'incontro organizzato dall'Agenzia del Demanio alla presenza di diversi partner istituzionali e di settore. L'Agenzia del Demanio, come ha spiegato anche ai nostri microfoni Antonio Agostini, il direttore, può rappresentare a questo punto davvero il collettore di idee, di contributi e di progetti di sviluppo per in qualche modo intercettare le risorse disponibili e valorizzarle sempre di più in linea anche con quanto richiesto dal contesto nazionale ed europeo. Oggi abbiamo avviato questo confronto con la comunità istituzionale e la comunità scientifica per ragionare di come è possibile recepire e integrare le tecnologie più avanzate, soprattutto di tipo digitale, di tipo spaziale e satellitare, per la valorizzazione del patrimonio pubblico. Crediamo che questo sia un aspetto molto importante perché da un lato la necessità di trasformare e digitalizzare le pubbliche amministrazioni in generale, dall'altro i morsi della crisi post-Covid che si fanno sentire, abbiamo la necessità attraverso questo strumento di carattere tecnologico di poter fare delle scelte e delle iniziative di valorizzazione in chiave sia economica che sociale del patrimonio pubblico, proprio intervenendo in un settore che in questo momento è particolarmente colpito dalla crisi. Termina così questa edizione di Report, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo più tardi ancora Linea Mercati Notte con Carla Signorile per la chiusura di Wall Street, le ultime novità anche sul caso Autostrade, e vi lascio in compagnia del prezzo del virus condotto dal direttore Andrea Cabrini.